Puoi procedere. Benissimo, grazie, buongiorno mister. Allora, che settimana è stata da un punto di vista della preparazione di questa partita, venendo da un periodo difficile dal punto di vista dei risultati, ma anche con un ambiente che forse in questi ultimi tempi non è sembrato, tranquillo come al solito? Ma è stata una settimana un po' turbolenta per tante dichiarazioni, per tante situazioni, anche per la sconfitta, soprattutto per la sconfitta di domenica. L'unica cosa che possiamo fare è rispondere sul campo domani. Mister, senti, Puoi andare. sì, no, 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 è che sto per chiudere. Buongiorno, mister. Senti, io ti chiederei se confermi la stessa formazione delle ultime uscite, ma a questo punto mi pare che, insomma, sia arrivato uno stimolo forte perché tutto questo non avvenga in settimana. Non ho capito molto la logica della domanda degli stimoli esterni, comunque ti rispondo che non ho deciso la formazione e domani vediamo. Nel momento in cui il presidente dice giocano sempre gli stessi, io ti chiedo se tu confermerai la formazione, però penso che un po' queste parole ti abbiano portato, ti portino comunque a fare delle riflessioni o no? Ma no, la formazione la scelgo per quello che vedo in settimana e per quello che ritengo più giusto per la squadra, a prescindere dalle volontà extra. Nelle ultime quattro partite, se non sbaglio, abbiamo avuto sette infortunati e non ho avuto tantissime possibilità di scelta nella formazione. Però, ripeto, le scelte le faccio sempre per il bene della squadra. Mister, buongiorno. Buongiorno, Gaetano. A proposito degli indisponibili, se ci fai un po' un quadro della situazione su chi recupera soprattutto in vista di domani. Domani recupererà Birligea e qua. Poi per il resto abbiamo fuori Minelli, abbiamo fuori Di Matteo, per il resto abbiamo e Soprano, per il resto abbiamo recuperato tutti. Buongiorno mister. Buongiorno. Che reazione c'è stata all'interno del gruppo dopo una dichiarazione molto forte, magari detta a caldo da parte del presidente, che vi ha classificato in un modo, insomma, molto pesante? Ma guarda, domani vediamo la risposta dei ragazzi, la risposta della squadra, la risposta nostra come gruppo di lavoro. Domani sarà il campo che dirà le nostre motivazioni. No, su questo non ci sono dubbi, ma in settimana come l'avete vissuta la cosa? Ma in settimana, come ho risposto alla prima domanda, è stata una settimana un po' turbolenta, abbiamo cercato di lavorare al meglio come abbiamo sempre fatto, per cercare di non ripetere gli errori che sono stati fatti nel secondo tempo, perché non è questione di motivazioni o di atteggiamento, è proprio questione tecnica, nel senso che la squadra, nel momento che perde la propria aggressività, è una squadra che concede questa e non possiamo prescindere da quei principi di gioco. E quindi è un discorso tecnico, ci abbiamo lavorato in settimana e cerchiamo domani di non ricommettere gli stessi errori. Ciao mister, buongiorno. Avevi chiuso, quasi chiuso la conferenza dell'ultima gara dicendo adesso c'è il rischio che insomma non si difenda la squadra e che qualcuno faccia parlare un po' il suo ego. Adesso testuali parole non ricordo. 24 ore dopo sono arrivate quelle dichiarazioni del presidente, ti chiedo se te le aspettavi. Lo hai detto perché te lo aspettavi da qualcuno e se te lo aspettavi da lui, ecco. No, no, ma non ricordo le parole, ma erano riferite a aspetti tecnici, non aspetti caratteriali, aspetti tecnici solamente, nel senso di parlavo di prestazioni, parlavo, cioè cercare di dare tutto e continuare a dar tutto per la maglia, non mi riferivo ad altro. Mister, buongiorno e Buongiorno. auguri, e auguri. Auguri a te e auguri a tutti. Grazie. No, mister, io le volevo dire, il Teramo atteso domani da una gara molto molto delicata. Ecco, Paci che cerca delle risposte importanti dal gruppo, anche in riferimento a come ha visto la squadra in settimana. Quindi che risposte cerca, soprattutto da che punto di vista?
Ma cerco delle risposte, cerchiamo delle risposte da parte di noi stessi, da parte della squadra. È normale, abbiamo perso, veniamo da una partita, da un secondo tempo non buono. Un primo tempo secondo me è sufficiente, forse un po' di più è sufficiente, il secondo tempo non buono, e quindi abbiamo voglia di riscattarci, ma è inutile parlarne, domani sarà il campo che dirà se saremo stati bravi o meno. Mister, per tornare un po' quindi all'aspetto del campo e quindi alla partita di domenica scorsa, nel secondo tempo gli errori che tu hai classificato come errori tecnici sicuramente lo sono stati, però forse dall'esterno almeno sono sembrati più errori di scarsa presenza mentale, di scarsa concentrazione, di scarsa attenzione in quei frangenti. C'è un problema di natura psicologico, mentale, attitudinale in questo momento nella squadra? No, assolutamente. Non ho parlato di errori tecnici, ho parlato di errori di principi di gioco, di aggressività. Questa squadra deve andare sempre a 200 all'ora. Noi non abbiamo mai vinto una partita giocando male. È la nostra storia, è la nostra caratura tecnica, dobbiamo sempre andare a 200 all'ora. Andare sempre a 200 all'ora per un arco di un campionato non è semplice, è quasi impossibile. Capita quella partita in cui per un tempo non riesci ad essere aggressivo come dovresti essere e tutta la squadra ne risente, perché difensori centrali molto giovani che abbiamo in difesa possono risentire se anziché difendere 4 palloni devono difendere 15 palloni e sono più esposti al gioco avversario, e quindi è proprio un discorso di aggressività. Questa è una squadra che per caratteristiche tecniche è una squadra aggressiva, che deve fare il protagonistico la propria forza. Nel momento che cala un po' vengono fuori le situazioni reali che abbiamo in squadra, ossia tanti giovani soprattutto in difesa, tanti ragazzi che devono ancora fare esperienza, e quindi dobbiamo per forza di cose andare sempre al massimo, sempre al massimo. Domenica per un tempo non ce l'abbiamo fatta, abbiamo un po' aumentato le distanze dall'avversario e sono venuti fuori un po' i limiti, e quindi non è un discorso mentale ma è proprio un discorso di riuscire a mantenere quella intensità di gioco che ha reso grande questa squadra e continuare. E quindi non è solo un discorso fisico, è anche un discorso di spinta emotiva che ti porta a fare quel tipo di gioco, perché noi come rallentiamo un po' la velocità e l'intensità vengono fuori un po' i limiti che abbiamo come squadra, ma è normale. Mister, allora ti chiedo per andare avanti su questo discorso, perché allora all'inizio noi queste cose o non le vedevamo noi e probabilmente ci sta, oppure se, come dici te, dal punto di vista emotivo deve essere successo qualcosa, il fatto di non crederci probabilmente più a quello che poteva essere un sogno, cioè che cosa è successo? Perché noi queste cose, cioè se è vero quello che dici te, che questa squadra appena cala si vedono dei limiti, doveva essere così anche all'inizio. Invece all'inizio si vedeva molto molto meno, o quantomeno per molti meno minuti. Qualcosa deve essere successo, posto che, come hai detto te e anche altri dello staff, non è un fatto fisico e quindi lo mettiamo da parte. Però qualcosa deve essere successo, perché noi non possiamo pensare che Vibonese Teramo di domenica sia la stessa partita di una gara a caso del girone d'andata. No, infatti non è la stessa partita, abbiamo fatto un brutto secondo tempo perché siamo stati meno intensi ed aggressivi. Cosa c'è di strano nel giocare male in un tempo? Sì, lo so, non è bello né per noi né per i tifosi né per il presidente, ma fa parte del calcio. E noi nel momento che rallentiamo un po' viene fuori una brutta partita per noi, quindi come squadra deve andare sempre al massimo e la nostra sfida più grande è portarla sempre al massimo per ogni partita. Però perdonami, nel girone d'andata noi questo Teramo non andava a 90 minuti al massimo. Bah, non ricordo partite in cui siamo andati piano, non ricordo un pareggio che abbiamo guadagnato un punto, uno, giocando male, andando piano o non essendo stati aggressivi o non avendo portato avanti i principi di gioco classici, soliti. Non ricordo un punto, un pareggio, una vittoria in cui la squadra, possiamo dire, ha giocato male e è stata fortunata oggi. Non lo ricordo, per questo dico che... A pagare, mister!
a Pagani ho visto due squadre giocare in un campo veramente ai limiti dell'impraticabile, in cui ha vinto la squadra che ha voluto portare a casa la partita. E quindi non ricordo partite in cui possiamo dire abbiamo giocato male. Ogni punto che abbiamo fatto l'abbiamo sempre guadagnato e la squadra è sempre andata a forte, ha sempre fatto il massimo. In questo secondo tempo sono il primo ad ammetterlo che potevamo far di più. Mister, voglio chiederti se per la gara di domani hai intenzione di riproporre il minutaggio dopo un mese e mezzo e se sul piano tattico c'è da aspettarsi qualcosa di nuovo. Non ho fatto la formazione, non ho fatto ancora le scelte, quindi non so cosa succederà domani dal punto di vista né del sistema di gioco e né della formazione. Mister, provo a chiederti, mettendomi un po' nei tuoi panni e me ne scuso, se sarà facile domani, oggi, non restare in qualche maniera condizionati dalle dichiarazioni non di un giornalista ma del presidente della società Teramo Calcio, che ha espresso con chiarezza alcune lamentele che ci stanno nel mondo del calcio. Ti chiedo se alla luce di questo Paci non ne rimarrà condizionato. Non lo so, io non ho ascoltato le parole del presidente. Noi come squadra, io come allenatore, domani dobbiamo dare delle risposte, quindi vediamo domani cosa succede in campo. No, io parlo di condizionamenti proprio nell'allestimento della formazione. No, l'ho risposto prima alla domanda, cerco di fare la migliore formazione per il bene della squadra, come ho sempre fatto. Non ho mai fatto una scelta per mio tornaconto personale. Nelle ultime 4, forse 5 partite abbiamo avuto 7/8 infortunati e quindi anche nelle scelte è difficile provare a fare tanti cambiamenti quando hai una rosa in cui hai 7 infortunati. Quindi non è una cosa così strana quello che stava succedendo con tutti quegli infortunati che abbiamo avuto. Le scelte che ho fatto sempre fatte per il bene della squadra e continuerò a farle per il bene della squadra. Lo chiedo anche all'ex difensore. Quanto è importante la gestione di un giocatore fuori dal campo? E quanto effettivamente poi conta per far sì che quel giocatore rendi sul campo? Non ho capito la domanda, da parte di un allenatore o da parte proprio del giocatore? In generale, no, gestione di un giocatore fuori dal campo, quindi di tutte le componenti di una società, direttore sportivo, direttore generale, allenatore, staff medico, qualsiasi, insomma, qualsiasi elemento. È importante la prestazione di un ragazzo, non va, cioè la prestazione si costruisce, la prestazione che vedremo domani è la punta dell'iceberg, ma sotto c'è il lavoro quotidiano. È un processo quotidiano, quindi quando i ragazzi escono da qua è altrettanto importante quella gestione lì. Io da parte mia devo aiutare i giocatori a performare al loro massimo e quindi è importante quella fase lì, è fondamentale riuscire a dargli degli strumenti per arrivare alla partita con la giusta sicurezza, col giusto equilibrio, rimanendo concentrati, non farsi prendere da nessun altro pensiero che non sia il gioco. Quindi sì, sono importanti quegli aspetti lì, ma come allenatore cerco, io almeno cerco di dare il massimo contributo ai ragazzi che vanno in campo. Quando i giocatori sbagliano, anche il mio è fallimento, soprattutto il mio è fallimento. Ecco mister, vogliamo anche parlare dell'avversario, della Turris, che era una squadra che era partita bene, poi si è un po' fermata, ha una delle peggiori difese e viene comunque da due risultati, una vittoria e un pareggio, Catania e Catanzaro. Una squadra secondo me molto forte, allenata da un allenatore con tanta esperienza, che pratica un calcio molto offensivo, con un pressing molto alto e un calcio quasi, lo chiamerei spettacolo, perché sono molto intraprendenti e molto vogliosi nel far vedere un bel gioco. E quindi domani è una partita molto difficile per noi. Cercheremo di dare tutte le risposte sul campo, naturalmente. Grazie.
Posso solo una delucidazione, siccome il minutaggio non è una scelta che dipende da te per ricollegarmi un po' a Gaetano, ma dalla società, questa indicazione è arrivata o no? No, non mi è arrivata nessuna indicazione. Ok, mister, grazie. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Arrivederci. Ciao ragazzi. Ciao. Auguri. Ciao ragazzi. Ciao, auguri. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Molto mazza. Quando sei in attacco con il mondo intero, quando sei in attacco, ha fatto bene, con una volta.